Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Non è una novità che i francesi disonesti scarichino i migranti, non è bello dire scarichino, portino i migranti in Italia di nascosto la notte, li lasciano sulle strade, li accompagnano qualche chilometro dentro e poi tornano in modo che non possano tornare in Francia, li fanno salire per i boschi, falsificano i documenti dei minorenni mettendo che sono maggiorenni, mettendo dei nomi inventati. Ecco, la disonestà dei francesi, la scarsissima morale che hanno, beh, li conosciamo ormai da tempo, io li conosco personalmente, sono stato parecchie volte in Francia, un popolo invidioso principalmente, come tanti in Europa, e qui si ripropone la stessa cosa, ma ricordiamoci proprio le notizie di queste ore, gli unici che stanno aiutando l'Italia sono Cuba, Cina e Russia. Vi dice qualcosa? Cuba, Cina e Russia, paesi del blocco comunista, no? La ex Unione Sovietica, Cuba con gli missili, vi ricordate? Ecco, la Cina dove c'è il regime col Partito Comunista Cinese, sono gli unici ad aiutare l'Italia. Dall'Europa solo invidia, i francesi con le pubblicità che sputano sulla pizza, l'altro inglese che dice che gli italiani adesso staranno a casa a dormire, a fare niente. È un'Europa invidiosa, un'Europa che non vale niente. Quando usciremo non sarà mai troppo tardi. Ecco, speriamo che da qui a poco questo serva di lezione per capire che cos'è l'Europa. Intanto in questi giorni Gualtieri, PD, ministro dell'economia, dice: se non ci fosse l'Europa che ci ha salvato. Che cosa? L'Europa che ci ha salvato con tutti i soldi che noi stiamo versando nel MES, perché il MES, attenzione, esiste già. La firma è la modifica del meccanismo salva stati, perché esiste già. E quindi noi abbiamo versato tanti soldi per fondare la Banca Centrale Europea, perché noi siamo uno dei paesi fondatori e con l'economia una delle più grandi d'Europa, quindi si contribuisce all'Europa in proporzione alla propria economia. Quindi l'Italia ha pagato un sacco di soldi per creare la Banca Centrale Europea, oro per creare la Banca Centrale Europea, una montagna di soldi per creare il MES, il meccanismo salva stati, e adesso che stiamo chiedendo noi e Francia di utilizzare questo meccanismo salva stati, i paesi del nord si oppongono, quelli che ci hanno messo anche pochi soldi in quanto le loro economie non sono paragonabili a quelle di Francia e Italia, loro si oppongono. Avete capito che cosa serve questa Europa? A niente serve, non serve a niente. Intanto il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, sollecita l'intervento della prefettura contro le autorità francesi che continuano ad accompagnare migranti irregolari alla frontiera, cioè clandestini, i quali si disperdono poi in città senza alcun controllo sanitario. Quindi il vizietto dei vicini non è mai finito. A Ventimiglia continuano a portare clandestini in Italia. Questo è un qualcosa di inaccettabile, ma naturalmente né Conte, né il PD, né il Movimento 5 Stelle, né Renzi, né Leo diranno mai nulla. Ecco, gli unici che poi diranno qualcosa sono i partiti dell'opposizione, no? Meloni, Salvini, Berlusconi, no? Sempre la stessa cosa. Chi cerca di difendere l'Italia è sempre una certa parte politica. Chi fa finta di niente, chi è complice, chi è succube, chi è senza valore morale, è sempre una solita parte politica, tutta unita, non c'è mai una voce che... tutti uniti nel cercare di schiacciare il nostro paese. Ma il fenomeno dei passaggi clandestini resta una realtà in Italia, così come le autorità francesi sono accusate di accompagnare i migranti alla frontiera per farli disperdere in Italia. È il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, indipendente di Area Centrodestra, guardate un po', Area Centrodestra, ecco,
che chiede un intervento immediato della prefettura. Dice: malgrado la malattia, le autorità francesi continuano ad accompagnare al confine italiano i migranti trovati sul loro territorio nazionale, i quali entrano poi a piedi nel nostro paese e si disperdono in città senza essere controllati e soprattutto senza sapere se sono portatori o no della malattia. Più volte gli stessi cittadini hanno segnalato che sui social la presenza di gruppetti di stranieri che camminano sulla vecchia Aurelia e sulla strada a bordo mare, diretti verso l'Italia. Nei loro confronti, tuttavia, non ci sono controlli specifici sullo stato di salute. Scrullino chiede che gli stranieri portati alla frontiera perché illegali sul territorio francese vengano trasferiti subito al centro di accoglienza del Parco Roia, gestito dalla Croce Rossa e creato apposta per dare un'assistenza anche sanitaria agli stranieri. Ricordiamo che tra Italia e Francia, come tutti i paesi aderenti all'eurozona, quelli che adottano l'euro, non ci sono i confini, ci sono ancora i vecchi, i posti di guardia, ma non c'è più i controlli ai confini, anche se i francesi non fanno i controlli sul confine, ma li fanno più interni nel loro territorio, cioè hanno spostato la frontiera più interna, come dire: no, la frontiera è libera, noi però facciamo i controlli nel nostro territorio. E quindi i francesi dicono: ma non c'è nessuna limitazione, non ci sono frontiere, però loro con le loro macchine della polizia prendono i clandestini e li portano in Italia. Questa è la polizia francese, questi sono i francesi e nessuno dice niente, sono tutti d'accordo evidentemente, se no ci sarebbero come in Italia gente che... no? Ma il sindaco di Ventimiglia dice: io non posso tacere, devo portare avanti la voce della stragrande maggioranza dei cittadini che con senso civico resta a casa. È inaccettabile continuare in questo modo. Chi ha la possibilità di decidere si assuma le proprie responsabilità e lo faccia subito. Chiedo al prefetto di intervenire per evitare che i migranti siano spinti in Italia e poi lasciati a spasso. Dalla frontiera devono essere portati nel centro di accoglienza e da lì non devono più uscire. Il sindaco anche contro alcuni cittadini accusati di non rispettare il decreto, no? Non è possibile che si formino lunghe code che di fatto sono degli assembramenti davanti agli uffici postali per ritirare la pensione o una raccomandata, un comportamento che andrebbe a vanificare lo sforzo degli servizi sociali. E vabbè, anche gli italiani ci mettono ovviamente del loro. Tanto è polemica anche per l'ospedale da campo inviato fuori dall'Italia. In Lombardia ospedali al collasso, ma dalla Puglia 6 voli cargo portano in Lussemburgo una struttura ospedaliera della NATO e la Lega, l'unico partito di centrodestra, dice che vergogna. Quindi l'ospedale da campo è partito dalla Puglia, permetterà di costruire una struttura temporanea in grado di ospitare 200 letti, di cui 100 dotati di preziosi respiratori per la terapia intensiva. Una manna dal cielo, peccato che non verrà eretto a Bergamo, Cremona o Brescia, dove si combatte contro la morte, ma in Lussemburgo. Esatto. Mentre in Italia muoiono 4.825 persone, con oltre 50.000 persone contagiate, un'intera struttura medica lasciava l'Italia per approdare nel piccolo stato europeo. L'ospedale da campo sarà costruito vicino al Center Hospital di Lussemburgo ed è stato messo a disposizione dalla NATO, che ha il comando centrale a Cappellen. Il materiale, e questo è il vero paradosso, è partito venerdì scorso dalla base NATO di Taranto con 6 voli cargo. Avrà il compito di aumentare la capacità in modo preventivo del nosocomio per affrontare un'eventuale emergenza. Quindi è un ospedale che deve affrontare un'emergenza che ancora non c'è in Lussemburgo, un ospedale preventivo. Anche questo è una cosa senza senso. Chi chiede al presidente del Lussemburgo che senso ha che l'ospedale arrivi da un paese martoriato dalla malattia, lui risponde laconico: abbiamo presentato una richiesta alla NSPA che ci indicava che questo materiale era disponibile, sono contento di poterlo usare. Tutto a posto, no? Lui è contento di poterlo usare. Il deputato della Lega, Daniele Belotti, dice: è una vergogna che si chiede il perché il governo non si sia mosso per ottenere il materiale. Sui siti lussemburghesi si legge che, essendo il Lussemburgo membro della NATO e paese ospitante dell'agenzia, è stato in grado di richiederlo. Il resto dei membri della NATO
può fare lo stesso senza alcun problema, cosa che finora non è stata fatta. Se davvero fosse così, sarebbe a dir poco vergognoso che un paese come l'Italia, che in questo momento conta quasi 5.000 morti, si fosse fatto fregare dal Principato del Lussemburgo. Per questo l'onorevole ha presentato un'interrogazione parlamentare urgente, diretta al Ministero della Difesa, per capire perché una preziosa risorsa come questa esca dal territorio nazionale in un periodo drammatico. Ricordo, dice il leghista, che nonostante le strutture supplementari operative o in fase di realizzazione a Cremona, Crema e Bergamo, il sistema sanitario lombardo è al limite del collasso e nei prossimi giorni potrebbero raggiungere la saturazione anche gli ospedali di altre regioni italiane. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita e nella community trovate un sacco di sondaggi a cui poter partecipare. Siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.